Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Dopo la vicenda molto discussa dell'Iran che ha colpito Israele, in risposta, come tuttavia l'Occidente sembra fatalmente dimenticare, all'aggressione che l'ambasciata iraniana ha subito in Siria non molto tempo addietro, ebbene le posizioni più diverse si sono scatenate. L'Occidente è tutto saldamente more solito dalla parte di Israele, al quale Israele, con la formula il diritto di Israele di difendersi, viene concesso di fare di tutto e di più. Come sempre, mi permetto di dire, la Cina fa valere la posizione migliore e più ragionevole. Pechino, infatti, ha fatto sapere che sta dalla parte di Teheran, ma invita alla moderazione, ed è una posizione che mi pare del tutto ragionevole. Teheran rappresenta oggi la resistenza all'imperialismo liberale atlantista, alla globalizzazione come globalitarismo e come inglobalizzazione, per usare le categorie che avevo messo in forma nel mio libro Globalizzazione. Dunque, non possiamo non essere dalla parte dell'Iran, della Cina, della Russia e di tutti gli stati resistenti alla globalizzazione liberale atlantista. E tuttavia la Cina fa bene a invitare alla moderazione. Bisogna, come sempre e oggi più di sempre, utilizzare la moderazione, da che davvero siamo a un passo dal baratro, e dunque la Cina sta svolgendo un ruolo, a mio giudizio, meraviglioso sul piano geopolitico, cercando di esortare tutti alla moderazione, provando a contenere le conflittualità che, se non contenute, potrebbero davvero portare a un conflitto mondiale nel quale forse già per molti versi ci troviamo e che potrebbe solo peggiorare nei giorni e nelle settimane seguenti.